Olè! Campioni d'Europa! Siamo primi! Come? Ah, non è una buona notizia? Ti pareva? Abituata a vedere il nostro paese fanalino di coda d'Europa in ogni genere di indicatore possibile e immaginabile, una volta che lo vedo sul gradino più alto del podio, mi gaso subito. Peccato che quel podio non sia esattamente edificante. L'aumento del costo del carrello della spesa. Un bel più 12,7% contro il 7,3% della Spagna e il 6,7% della Francia. Meno male però che Giorgia c'è. Hanno usata la spirale dei prezzi, la nostra condottiera ha già preparato le contromisure. Finalmente anche in Italia avremo un Ministero della Sovranità Alimentare che, per essere sicuri che non faccia scherzi, l'ha affidato direttamente a suo cognato. È il coronamento di 25 anni di battaglie del movimento altermondista, incluse le mazzate che abbiamo preso a Genova. O forse solo l'ennesima gigantesca presa per il culo. Spegni la televisione, è l'ora del pippone! Quando quella mattina del 24 febbraio Putin si è svegliato male e ha invaso l'Ucraina sovrana, pacifica e democratica, interrompendo così per la prima volta 2650 anni di pace perpetua in un mondo dove, grazie alla moral suasion di Massimo Gramellini e Natalie Tocci, eravamo riusciti dentro ai cannoni a metterci fiori, quello che ha avviato non è semplicemente il genocidio gratuito di tutta la popolazione civile del granaio d'Europa, ma anche la più grande carestia globale mai vista. Fino ad allora, le sorti progressive della globalizzazione e della rivoluzione agricola erano riuscite a debellare la fame nel mondo e avevano garantito a tutti i contadini del pianeta tenori di vita più che opulenti. Un gigantesco castello incantato che il dittatore solitario, affetto da ogni tipo di psicopatologia possibile e immaginabile, è riuscito a far crollare nell'arco di poche ore grazie a quei 2-3 missilotti scassati di derivazione sovietica che costituiscono il miserabile arsenale del suo patetico regime oscurantista. Un esperto di sicurezza alimentare sostiene che dopo che l'invasione russa ha devastato la produzione, nel mondo sono rimaste riserve alimentari per appena 10 settimane. Ora, io estremizzo e ci scherzo e vabbè, ma più o meno l'hanno raccontata davvero così. Putin era così cattivo che non solo sterminava civili a caso come non si era mai visto fare da decenni, ma affamava anche l'universo mondo. Mi ricordo anche di quando, il giorno dopo che grazie alla paziente mediazione turca, russi e ucraini erano riusciti a trovare un accordo per sbloccare l'esportazione del grano ucraino, un paio di missili del Cremlino erano esplosi vicino a qualche silos e la sinistra boldrina aveva reagito scandalizzata. Hai visto Putin? Vuole boicottare l'accordo! Ovviamente era una panzana gigantesca, come è normale che sia, dopo l'accordo gli ucraini cercavano un po' di approfittarne per fare le loro manovre nella speranza che vicino ai silos e alle navi destinate al trasporto del grano ci fosse una specie di zona franca. E Putin ha mandato un chiaro segnale che non era il caso di tirare troppo la corda. Ma l'isteria antiputiniana è un po' così. La realtà, anche quella più evidente e banale, è un optional. Come appunto i dati sulla crisi alimentare, che non c'è mai stata. In questo grafico pubblicato da Foreign Policy su dati della FAO, in blu si vede l'andamento della produzione cerealicola globale, che quest'anno non è andata per niente male. Anzi, in viola poi si vede anche la percentuale delle scorte di magazzino che sono state utilizzate, che nel 2022 è stata inferiore agli anni precedenti. Insomma, il titolo che abbiamo citato sopra sull'esperto di sicurezza alimentare che prevedeva l'apocalisse nell'arco di 10 settimane era un po' della serie «Mio cugino mi ha detto che una volta da bambino è morto!». Piuttosto, il problema sono le altre due di curve, quella verde che riporta l'indice del prezzo dei cereali e quella gialla che riporta l'indice dei prezzi alimentari in generale, passati da meno di $100 nel 2019 a ben oltre 150 ad aprile di quest'anno. Quelli sì che sono schizzati verso l'alto, a livelli intollerabili. Solo che, nonostante questa cosa farà piangere Johnny il contrario del giornalismo Riotta, Putin c'entra il giusto. La curva aveva cominciato ad impennarsi tipo 2 anni prima dell'inizio della guerra. Di chi è la colpa? Incredibile ma vero, del mercato. Signora, i limoni, signora! O meglio, delle classi dirigenti del mondo libero che negli ultimi 20 anni hanno imposto al resto del mondo tutti gli strumenti più astrusi per permettere a un manipolo di speculatori di trasformare il mercato in una gigantesca sala bingo globale. Scommettere sulla fame, titolava The Wire quest'estate, e continuava. La speculazione sui mercati sta contribuendo all'insicurezza alimentare globale. L'edizione indiana di The Wire ricostruisce i contenuti del rapporto pubblicato da Lighthouse Reports,
intitolato Gli approfittatori della fame, dove si analizza il ruolo che la speculazione ha avuto nell'impennata dei prezzi delle commodities alimentari. L'indagine dimostra come negli ultimi 2 anni sia andato crescendo esponenzialmente l'interesse dei fondi speculativi nel mercato dei future legati ai prodotti alimentari. Stanno letteralmente scommettendo sulla fame e la stanno esacerbando, scrivono. Una delle principali piazze dove vengono scambiati future sul grano è Parigi. Qui, secondo l'indagine, il peso dei contratti passati di mano agli operatori che non hanno nessun legame con la produzione ma sono esclusivamente speculativi è passato dal 23% del maggio 2018 al 72% dell'aprile 2022. Cioè, solo 3 contratti ogni 10 erano stati acquistati da operatori del settore per rispondere all'esigenza per cui erano nati, e cioè offrire una specie di forma di assicurazione contro eccessive oscillazioni dei prezzi. E invece poi a quelle oscillazioni hanno contribuito in maniera fondamentale. E così il prezzo del grano sulla piazza di Parigi nelle sole 2 settimane successive all'inizio della guerra è passato da 287 euro a 396, per poi arrivare a quota 418 euro a fine aprile. Idem al mercato del grano di Minneapolis, dove i fondi speculativi hanno aumentato la loro presenza del 180% entro la fine del secondo mese del conflitto. Non è la prima volta che il mercato affama più gente di tutti i dittatori del mondo messi assieme. Anche tra il 2007 e il 2008 i fondi speculativi vissero un periodo di innamoramento per le commodities alimentari. Risultato? Il prezzo del mais nel giro di un anno crebbe del 70%, quello del grano del 120% e quello del riso del 180%. Condannando alla fame oltre 60 milioni di persone. Dopo quell'episodio, l'opinione pubblica si convinse che era un caso di mettere un freno a queste follie speculative e sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea emanarono leggi che puntavano almeno in apparenza a contrastare il dilagare del fenomeno. Ma come ricordano sempre i ricercatori di Lighthouse Report, su entrambi i lati dell'Atlantico le istituzioni non riuscirono a implementarle. Negli Stati Uniti, con il Dodd-Frank Act, venne dato mandato alla Commissione del Congresso, che ha il compito di vigilare sul mercato dei future, di introdurre dei limiti alla quantità di contratti che potevano essere trattati dagli speculatori. Ma grazie all'intervento dell'Associazione Internazionale degli Operatori che trattano i derivati e che conta membri del calibro di Goldman Sachs, Bank of America e Deutsche Bank, non se ne fece mai di niente. Ora, gli eccessi della speculazione finanziaria sono la cifra che in assoluto più caratterizza la nostra epoca e non c'è niente di nuovo. La speculazione sulle commodities alimentari però ha questa simpatica caratteristica che non si limita a trasferire ricchezza dall'economia reale a quella di carta, affama direttamente i popoli, in particolare i piccoli lavoratori agricoli indipendenti. E poi li percula pure, con un po' di greenwashing d'accatto, spacciando per sostenibili forme intensive di coltivazione e di allevamento che vengano farcite di hype marchettaro, dall'agricoltura di precisione alle varie favolette sulle sorti progressive delle biomasse. Negli ultimi 30 anni, infatti, la globalizzazione forzata, imposta dal ciclo neoliberista a guida USA, ha ridotto in cenere la millenaria resilienza di chi campa affondando le mani nella terra. E così oggi ogni piccolo smottamento dei mercati globali si traduce sistematicamente in una devastante crisi alimentare, ben 3 solo negli ultimi 15 anni. Avendo trasformato i prodotti agricoli in commodities, il legame tra i prodotti della terra e le necessità da un lato di chi la lavora e dall'altro di chi ne consuma i prodotti è stato completamente azzerato. Giusto per fare un esempio, negli USA ogni anno vengono prodotte 400 milioni di tonnellate di mais, lautamente sovvenzionate con fondi pubblici. Come scrive Foreign Policy, che non è esattamente l'organo dei contadini marxisti-leninisti del sud dell'India, in tempi di buoni raccolti questi sussidi promuovono la sovrapproduzione. E così il mercato globale viene invaso da mais a basso costo che mette fuori dal mercato i piccoli produttori locali. Quando i raccolti globali sono scarsi, invece, questa stessa sovrapproduzione affama i popoli, perché mentre c'è in giro più cibo del necessario, semplicemente viene dirottato verso altri consumi, mangime per gli allevamenti, carburanti di origine vegetale, tutto tranne che sfamare chi ne ha bisogno. L'anno scorso, ad esempio, il 40% del mais prodotto negli USA è stato trasformato in bioetanolo e un altro 40% in mangime per gli allevamenti intensivi. Soltanto il 10% è stato consumato direttamente come cibo. E nonostante sia provato scientificamente che la produzione di bioetanolo comporti ancora più emissioni delle fonti fossili e nonostante tutti gli allarmi sulla crisi alimentare, gli USA hanno recentemente optato per un ulteriore aumento della produzione. Il sistema alimentare
alimentare globalizzato neoliberista comporta inoltre sprechi giganteschi. Un terzo del cibo prodotto, circa 1,3 miliardi di tonnellate l'anno, finisce direttamente in discarica. Recuperandone anche solo un quarto, ci sarebbe cibo a sufficienza per sfamare ogni anno oltre 800 milioni di persone. D'altronde, sono gli effetti collaterali di un sistema necessario per produrre abbastanza cibo per tutti, ci racconta la narrativa mainstream. Ma secondo Foreign Policy è una cazzata. La produzione meccanizzata su larga scala ha un suo posto nel sistema alimentare globale, ma è ben lungi dall'essere l'unico modo possibile di produrre cibo. Sfamare il mondo in modo sostenibile significa diversificare la produzione ben oltre quello che avviene oggi, dove la produzione è concentrata in una manciata di granai regionali come il Mar Nero, la cintura del grano del Nord America o le sterminate piantagioni di soia in Brasile. Un sistema davvero efficiente avrebbe un aspetto completamente diverso. Foreign Policy fa due esempi specifici, la produzione agroforestale e la pesca. E l'acquacultura. Produzione agroforestale significa utilizzare frutteti, boschi e foreste per la produzione di cibo. L'articolo di Foreign Policy fa l'esempio delle castagne. Prima dell'arrivo della civiltà bianca, sui monti Appalachi esistevano tra i 3 e i 4 miliardi di castagni, dal cui raccolto è possibile ricavare tra le 3 e le 4 miliardi di calorie l'anno, abbastanza per fornire carboidrati sufficienti al doppio della popolazione statunitense attuale. Oggi non ne è rimasta traccia. Risultato? Le popolazioni locali oggi sono completamente dipendenti dalle importazioni e costrette a sfruttare in modo selvaggio le loro miniere per potersele permettere. L'acquacultura sarebbe un settore dalle mille virtù per paesi come la Somalia, lo Yemen, il Libano e l'Algeria, che hanno lunghe coste che però contribuiscono solo marginalmente alla loro sicurezza alimentare. La coltivazione delle alghe marine, invece, potrebbe sostituire tranquillamente l'importazione di mais e canna da zucchero, sia per l'alimentazione diretta, sia per la produzione di mangime per la zootecnia, con il vantaggio che invece di inquinare, puliscono e ossigenano l'acqua, migliorando l'ecosistema per la fauna marina, oggi gravemente compromesso, in particolare per i crostacei, che tradizionalmente hanno sempre rappresentato una base economica abbondante e non inquinante per la nutrizione delle popolazioni locali. La produzione agroforestale e l'acquacultura sono soltanto due esempi di soluzioni concrete e immediate dove sarebbe necessario e perfettamente razionale dirottare buona parte delle risorse che oggi vanno ad alimentare il ciclo perverso dell'agricoltura intensiva meccanizzata. Ed è proprio sulla base di considerazioni di questo tipo che da ormai quasi 30 anni decine di milioni di contadini di tutto il pianeta portano avanti le loro rivendicazioni, riassunte nel concetto di sovranità alimentare, un concetto che la sinistra delle ZTL evidentemente fa ancora fatica a comprendere. E così quando la Meloni, dopo aver sostenuto 20 anni fa il governo che quel movimento aveva provato a stroncarlo definitivamente a son di mazzate in quel di Genova, ha fatto una delle sue tante vistose virate ed ha deciso alla sovranità alimentare di dedicargli addirittura un ministero ad hoc, ecco che il mainstream liberaloide è partito all'attacco. Metteranno fuori legge l'ananas, ha tuonato una sempre più impresentabile Laura Boldrini. Ma nonostante questo tentativo estremo di farci parteggiare per la Giorgione nazionale, è necessario mantenere un minimo di lucidità e non cadere nel tranello del finto sovranismo di questa destra ferocemente neoliberista. Prendendo in prestito una parola d'ordine dei movimenti altermondisti, la declinazione che ne offre il governo della Meloni è esattamente il contrario di quello che servirebbe. La sovranità alimentare è il diritto dei popoli a un cibo sano e culturalmente appropriato, prodotto attraverso metodi socialmente giusti, ecologicamente sani e sostenibili, e il loro diritto collettivo di definire le proprie politiche, strategie e sistemi per la produzione, distribuzione e consumo di cibo. Aveva decretato il Movimento Contadino Globale riunitosi in Mali nel 2007. In bocca al cognato della Meloni, questo approccio rivoluzionario e radicalmente democratico diventa 1. Tutela delle produzioni agroindustriali made in Italy destinate all'export sul mercato internazionale. 2. Rinvio, o meglio ancora abolizione, delle restrizioni ambientali previste dalle strategie europee di Farm to Fork e Biodiversità 2030. 3. Introduzione di nuovi OGM senza più valutazione del rischio ed etichettatura. Quindi un libera a tutti nei confronti dell'agroindustria nazionale che vuole vedere garantita la sua politica commerciale internazionale con ogni mezzo necessario ed evitare così di essere messa in competizione con i produttori esteri. È il sovranismo, sì, ma dei padroni, che critica la globalizzazione neoliberista solo per ritagliarsi un pezzo di mercato protetto dove riproporre le stesse logiche, ma senza nemmeno quella concorrenza che li costringerebbe comunque a investire e innovare. È il modello prosecco, con le sue
sue 500 milioni di bottiglie vendute all'anno, in grandissima parte all'estero, che hanno spinto verso una monocultura tossica ben 24.000 ettari di terreno tra Veneto e Friuli, che per continuare ad essere produttivi hanno bisogno di 11,7 kg di pesticidi per ettaro, contro una media nazionale di 4,9. Col sovranismo alimentare in salsa meloniana, insomma, è vero, anche nel caso di gravi disordini mondiali, non moriremo di fame, saremo già morti prima di tumore. Se invece che il sovranismo dei padroni, anche tu tifi per la sovranità dei popoli, aiutaci a costruire il primo media che dà voce al 99%. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe o su PayPal. E chi non aderisce è un pesticida. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.